Quando si parla di Land Rover si fa subito riferimento alla classe, all'eleganza e all'affidabilità, ma soprattutto alle sue doti da off-road vera e propria. Negli ultimi anni però la casa inglese ha fatto enormi passi in avanti in termini di tecnologia e di sicurezza e in questo Focus Tech metteremo alla prova tutte le novità presenti sulla nuova Discovery. Scopriamole insieme! Il sistema si chiama InControl Touch Pro ed è costituito da uno schermo touchscreen da 10 pollici. Il sistema si suddivide principalmente in tre grandi schermate principali, dai quali possiamo cambiare e modificare tutti i parametri della vettura, il sistema di navigazione e il sistema multimedia. Partendo dalla schermata principale, vediamo subito che lo schermo è suddiviso in quattro categorie principali, che sono la categoria multimedia, la categoria telefono, la navigazione e climatizzazione. Al di sotto invece troviamo tutta una serie di link utili per passare velocemente tra una categoria e l'altra. Quindi ritroviamo le quattro categorie appena elencate e in più la telecamera attraverso la quale si può controllare che cosa accade attorno all'auto. Si può facilmente attivare e disattivare i sensori di parcheggio oppure attivare il parcheggio automatico. Iniziamo quindi dalla home a vedere il menu multimedia. In questo momento siamo nella sorgente radio, dove possiamo scegliere le nostre stazioni radio preferite. Abbiamo anche la possibilità di scegliere tra più sorgenti diverse e come possiamo vedere all'interno di questa vettura si può avere accesso anche alla funzione televisione. Inserire in questo nostro allestimento il Digital Audio Broadcasting e vediamo nella parte destra dello schermo che rimane questa sezione per poter cambiare la sorgente radio o la stazione, che è facilmente raggiungibile anche dal passeggero e che rimane attivo anche passando negli altri menu. Facciamo un esempio: passando al menu telefono, vediamo che rimane nella parte destra dello schermo la sezione relativa al multimedia, alla radio in questo caso. Invece nella parte a sinistra dello schermo vediamo tutti i dati relativi al telefono. Infatti possiamo comporre noi in modo manuale un numero, possiamo andare a scegliere le chiamate recenti, i contatti, possiamo scegliere diverse opzioni come per esempio la segreteria telefonica o il rifiuto automatico della chiamata, mentre stiamo guidando per esempio, oppure possiamo addirittura collegare un altro telefono. Parliamo ora invece della sezione navigatore, che è davvero molto intuitivo e chiaro nell'utilizzo. Vediamo che lo schermo viene occupato totalmente dalla mappa, che risulta molto chiara sia di giorno che di notte. Abbiamo la possibilità di fare un pitch to zoom e come potete vedere il sistema è molto veloce e reattivo al tatto. Possiamo inoltre andare a ricercare una via all'interno della mappa, impostare un segnaposto e avviare la navigazione. Oppure possiamo andare ad avviare la navigazione nel modo più tradizionale, inserendo il nostro indirizzo. Anche qui il sistema si comporta molto bene, molto veloce nel passaggio tra una schermata e l'altra e molto intuitivo nella ricerca dell'indirizzo. Una volta inserito l'indirizzo potremmo sia mostrare nel dettaglio l'itinerario completo, possiamo avviare la navigazione oppure possiamo scegliere le opzioni, tra le quali le opzioni per il traffico oppure inserire una tappa. Andiamo a vedere invece che cosa si può modificare in questa sezione. Vediamo subito che in questo menu possiamo impostare la visuale della mappa come in due dimensioni oppure in 3D, oppure possiamo gestire tutte le informazioni relative al traffico, possiamo vedere l'itinerario completo oppure l'itinerario rimanente. In questo modo ci verrà inviata nella parte destra dello schermo la sezione che abbiamo scelto. Ritornando sul menu navigazione possiamo poi modificare l'indirizzo, interrompere la guida oppure aggiungere una destinazione o una tappa o modificare gli interventi della guida vocale. Passiamo ora invece all'ultima di queste quattro sezioni, che sarebbe quella relativa alla climatizzazione. In questo caso il clima è trizona, come possiamo vedere, e possiamo modificare la temperatura di ogni singolo passeggero. Attraverso l'ultimo di questi comandi possiamo andare a gestire invece i sedili. Infatti potremmo gestire la temperatura dei singoli sedili, sia riscaldando il sedile sia raffreddandolo. Oppure una cosa molto utile, soprattutto quando si è in tanti in famiglia, è la possibilità di gestire tutti i sedili direttamente dal touchscreen. Quindi per esempio possiamo ripiegarli singolarmente, oppure possiamo anche decidere di ripiegarli tutti
o riportarli tutti quanti nella posizione originale. Ritornando al menu principale, passiamo alle sottocategorie. Sono divise in due grandi schermate e da qui possiamo comandare tutti i parametri della vettura. Partiamo per esempio dalla visualizzazione dei dati. In questo caso i dati si riferiscono all'efficienza della vettura. Come potete vedere, una volta in marcia si potrà vedere il consumo medio, la velocità media, la durata del percorso oppure la distanza, e attraverso questi tre sensori qua potremmo vedere l'efficienza della nostra guida, dunque per esempio la pressione sul pedale dell'acceleratore. Possiamo andare a vedere l'efficienza del carburante e qui ci vengono forniti tutti i dati relativi al climatizzatore, al riscaldamento e raffreddamento dei sedili e all'aria condizionata posteriore o anteriore. Ci vengono forniti anche, volendo, dei suggerimenti eco per cercare di abbassare il più possibile il consumo di carburante. Passiamo al menu telecamere. Da qui potremo avere una visuale a 360 gradi della vettura, molto utile in caso di manovra. Oppure potremo scegliere di vedere ogni singola telecamera. Un esempio, mettiamo quella anteriore per effettuare un parcheggio. Possiamo avere sia la visuale anteriore che quella laterale, per esempio. Oppure potremo avere anche solo le due telecamere laterali. Attraverso questi altri tre menu possiamo invece gestire tutto quello che riguarda la parte connessa dell'auto, ovvero per esempio la navigazione sul web, il collegamento con le applicazioni oppure la sezione relativa al live, come per esempio gli aggiornamenti del sistema. Dal comando Bluetooth possiamo andare a gestire gli apparecchi collegati e devo dire che collegando un iPhone non ho riscontrato alcun tipo di problema. La connessione è veloce ed è molto intuitiva. Una cosa molto interessante è anche l'illuminazione dell'ambiente dell'abitacolo. Infatti possiamo decidere non solo l'intensità con cui vogliamo le luci ambiente all'interno dell'abitacolo, ma possiamo decidere anche il colore. Possiamo consultare velocemente le dimensioni del veicolo, magari per avere una veloce consultazione prima di entrare all'interno di un garage, con le relative altezze a seconda della modalità in uso. Sempre al menu possiamo andare a gestire tutti i parametri per quanto riguarda il vero 4x4 della vettura. Infatti possiamo andare a consultare le informazioni per quanto riguarda il fuoristrada, quindi per esempio il differenziale oppure l'angolo di inclinazione della vettura, la bussola con la relativa altitudine, oppure possiamo andare a consultare i vari settaggi della vettura con i relativi consigli in base al terreno scelto. Possiamo decidere anche di consultare la partenza con scarsa trazione, in questo caso l'abbiamo attivata per esempio, e dunque la vettura si comporterà come se cercassimo di partire su un fondo a bassa trazione. Torniamo di nuovo indietro e possiamo vedere anche i settaggi per l'assistenza alla guida. E qui possiamo vedere come il sistema ci aiuta a vedere effettivamente dove mettiamo le gomme davanti a noi, quindi avremo una visuale della telecamera anteriore oppure le visuali di entrambe le ruote anteriori. Quindi per esempio quando cercheremo di superare una pietraia avremo la consapevolezza di dove vanno a finire le nostre ruote. Un'altra novità che riguarda questo sistema è la possibilità di interagire con la vettura attraverso lo smartphone. Infatti in modo molto semplice potremo scaricare le due applicazioni della casa, che sono Land Rover Apps e Land Rover Remote. Dal remote potremmo gestire tutti i parametri dell'auto, come per esempio potremmo capire l'autonomia e il relativo livello del carburante, i chilometri che ha percorso la vettura. Una cosa molto utile è che possiamo bloccare il veicolo a distanza o eventualmente aprire le portiere, oppure possiamo individuare il veicolo per esempio all'interno di un parcheggio attraverso il suono del clacson oppure il lampeggio delle quattro frecce. Una cosa molto intelligente e molto furba è anche la localizzazione del veicolo attraverso la mappa, quindi se noi dovessimo per esempio lasciare l'auto parcheggiata in un parcheggio fuori città, l'applicazione ci riporterà all'auto attraverso una navigazione molto intuitiva o a piedi oppure con i mezzi pubblici. Possiamo inoltre vedere attraverso questo tasto tutte le informazioni relative alla manutenzione dell'auto, quindi per esempio in questo momento ci sta avvisando che il liquido dei lavavetri si sta esaurendo, ma abbiamo anche altre informazioni come per esempio la pressione dei pneumatici, il livello del carburante, il livello di usura delle pastiglie e tanti altri dati. Inoltre potremmo avviare il climatizzatore a distanza, possiamo gestire anche i sedili attraverso l'applicazione, infatti potremmo abbattere i sedili posteriori attraverso un semplice tocco. Possiamo inoltre vedere i percorsi che abbiamo fatto nella cronologia, quindi relativi alle distanze percorse, a tutti i dati del percorso come per esempio i consumi, la velocità media e la durata, oltre ad avere una chiara visualizzazione sulla mappa.
Poi abbiamo la possibilità di interagire con l'assistenza del Land Rover, quindi poter avviare subito una chiamata sia all'assistenza per la localizzazione sia all'assistenza della casa. Nell'ultima schermata di questa applicazione invece possiamo scegliere la nostra vettura, quindi per esempio potremmo collegare più di una Land Rover al nostro smartphone e dunque gestire ogni singola auto in modo molto comodo. Passando all'altra applicazione, vediamo subito che è molto utile perché ci dà la possibilità di collegare alcune delle applicazioni che ritroviamo sul nostro smartphone direttamente sullo schermo della vettura. Quindi per esempio potremmo usare la navigazione Sigic, applicazioni per la musica come per esempio Spotify, oppure tante altre applicazioni che ci vengono consigliate. Bisogna riconoscere però che per il momento non c'è la configurazione Apple CarPlay e Android Auto, però grazie a questo sistema potremmo dunque bypassare il problema per molte applicazioni. Un optional davvero interessante è l'Activity Key, un comodo braccialetto che ha la funzionalità di sostituire la chiave. Una soluzione molto comoda ad esempio per chi pratica sport e dunque può comodamente lasciare le chiavi all'interno del veicolo. Nessun problema anche per chi ama nuotare o far sub, perché il bracciale resiste fino a una profondità di 30 metri. Facilissimo il suo utilizzo, infatti basterà lasciare le chiavi all'interno dell'abitacolo e una volta usciti avvicinare il polso alla lettera D sul portellone posteriore. La Discovery si presenta come un'auto da famiglia, lo dimostrano sia i 7 posti disponibili sia la sorprendente capacità di carico. Inoltre all'interno dell'abitacolo c'è la possibilità di collegare fino a 8 dispositivi all'hotspot Wi-Fi e gli stessi dispositivi potranno essere caricati attraverso le 9 porte USB disponibili. Tra le tante chicche e raffinatezze che caratterizzano la versione First Edition da noi provata, troviamo per esempio il televisore, disponibile a veicolo fermo, e l'impianto audio Meridian, da 825 W, 14 autoparlanti e subwoofer. Inoltre, attraverso una tecnologia molto interessante, l'impianto riesce a ripartire l'audio all'interno dell'abitacolo in modo da garantire una qualità impeccabile del suono. Inoltre, parlando di sicurezza e assistenza di guida, troviamo l'Hill Descent Control e l'All Terrain Progress Control, due sistemi disponibili di serie che consentono al conducente di impostare e mantenere una velocità costante in condizioni di guida difficili, come per esempio in una discesa ripida, impartendo in modo completamente autonomo una frenata ad ogni singola ruota. La nuova Land Rover Discovery si conferma dunque un'auto inarrestabile di fronte a qualsiasi tipo di ostacolo, seguendo così la filosofia che ha segnato i modelli precedenti. Qui però l'innovazione in termini di tecnologia e di sicurezza l'hanno portata a essere un'auto connessa a tutti gli effetti e dunque perfetta per ogni occasione. Fateci sapere nei commenti che trovate qua sotto in descrizione che cosa ne pensate della tecnologia di questa nuova Discovery. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e non dimenticatevi di seguirci anche sui social Instagram e Facebook. Noi ci vediamo nel prossimo Focus Tech.